Amici di Rai Sport, un cordiale saluto da Fabrizio Piacente. Le immagini che vedete vi arrivano da Vico del Gargano, provincia di Foggia, in Puglia, dove si svolgono i campionati italiani long e staffetta di corsa di orientamento. Siamo nel cuore della riserva naturale della foresta Umbra, un'area protetta all'interno del Parco Nazionale del Gargano. In mia compagnia Stefano Mappa, vicepresidente e responsabile della comunicazione e del marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento. Ciao Fabrizio, un cordiale buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Bene, prima di partire con le immagini di questa importante manifestazione nazionale, ascoltiamo il saluto di benvenuto dell'assessore allo sport e alla cultura del comune di Vico del Gargano, Nicolino Sciscio, quest'oggi presente all'evento in rappresentanza del sindaco Pietro Manicarelli. Il comune di Vico del Gargano viene portato dall'assessore allo sport e alla cultura, Nicolino Sciscio. È un grande risultato per la comunità garganica, soprattutto per il comune di Vico che ci ha scommesso da 10 anni or sono. Grazie, devo ringraziare a tutte le comunità limitrofe, garganiche, Monte Sant'Angelo, Carpino, Vieste, alla provincia di Foggia, alla regione Puglia, alla facoltà di scienze motorie di Bari, Tram e tutte le associazioni di volontariato del Gargano. Grazie. A questa sinergia siamo riusciti ad arrivare a questo grandissimo traguardo. Allora Stefano, passiamo adesso a fare il punto sui partecipanti. Ben 71 sono le società sportive iscritte per un totale di circa 500 atleti. L'organizzazione delle due prove è stata affidata alla società pugliese Orienteering Academy Puglia. La direzione della gara al signor Cosimo De Micheli, che opererà sotto l'occhio vigile del delegato tecnico, il signor Alexander Schuster. I percorsi delle prove individuali delle staffette sono stati invece tracciati rispettivamente dai signori Tiziano Zanetello e Francesco Giandomenico. Il programma della manifestazione di questo fine settimana vedrà assegnare al sabato i tricolori individuali sulla distanza long, mentre la domenica quelli a staffetta. Quelli sulla distanza sprint e medi sono già stati assegnati, Stefano. Esatto, Fabrizio, questo campionato giunge in un momento della stagione agonistica che ha già visto disputare lo scorso 6 maggio a Cinte Tesino in provincia di Trento i tricolori sulla distanza media vinti tra gli uomini da Manuel Negrello dell'Unione Sportiva Primiero, dalle donne da Christine Kirchner dello Sport Club Merano. Invece i tricolori sulla distanza sprint si sono tenuti a Madonna di Campiglio lo scorso 2 giugno e ha visto primeggiare tra gli uomini Alessio Tenani della Forestale, mentre tra le donne di nuovo la brevissima Cristina Kirchlechner. Chissà che oggi la Kirchlechner porterà a casa il terzo tricolore del 2012. Mentre i primi concorrenti, vedete, si apprestano a prendere il via, vediamo adesso di analizzare gli aspetti tecnici della prova individuale, andando a conoscere i percorsi messi a punto dal tracciatore. Questo importante compito, come precedentemente detto, è stato affidato al tracciatore Tiziano Zanetello. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata a Tiziano Zanetello dall'addetto stampa della Federazione Italiana Sport Orientamento, Pietro Illarietti. Per tracciare questo campionato italiano sulla lunga distanza di corsa orientamento, un uomo di grande esperienza come Tiziano Zanetello, dal Veneto qui in Puglia. Sì, mi è stato chiesto dagli amici pugliesi di collaborare nell'organizzazione di questo campionato italiano, invito che ho accettato volentieri perché tracciare un campionato di questi livelli è sempre un grande onore per un tecnico della federazione. In Foresta Umbra quali sono le difficoltà che gli atleti incontreranno sia dal punto di vista fisico che tecnico? Da un punto di vista tecnico è uno dei terreni più impegnativi in assoluto che io abbia mai visto negli ultimi anni. Si tratta di un altopiano con terreno carsico, ricchissimo di dettagli e con differenze di vegetazione molto evidenti fra una zona e l'altra. Questo ha richiesto un notevole impegno nel tracciamento, ma ha dato la possibilità di poter mettere a disposizione dei concorrenti dei tracciati veramente impegnativi dal punto di vista tecnico. Quali saranno le difficoltà più importanti nella categoria maschile elite, ad esempio? Ci sono diversi tipi di difficoltà. Io credo che la principale sia quella di rimanere concentrati e attaccati alla cartina tutto il tempo, perché la varietà e la quantità di dettagli può facilmente portare fuori strada. All'interno di questo vi saranno dei tratti molto lunghi che richiederanno scelte di percorso veramente impegnative e cambi di direzione continui per tenere i concorrenti impegnati nel controllo della direzione e delle distanze.
Ecco, invece per le donne qualche passaggio particolare o piuttosto impegnativo? Per le donne vi sarà un tratto finale abbastanza impegnativo da un punto di vista fisico, in cui le scelte di percorso saranno determinanti per il risultato finale. Allora Stefano, vediamo nel dettaglio la cartografia che gli elite uomini e donne utilizzeranno nelle rispettive prove. Il percorso degli uomini elite ha una lunghezza di 14 km 700 metri con 590 metri di dislivello e 25 punti di controllo. Il regolamento tecnico prevede che la prova long deve aggirarsi intorno ai 90 minuti con una tolleranza di più o meno 10 minuti. I percorsi devono prevedere continui cambi di difficoltà e tratte lunghe, quindi fisicamente molto impegnativo. Il percorso delle donne elite invece ha una lunghezza di 9.700 metri con un dislivello di 395 metri e 21 punti di controllo. Il livello di difficoltà tecnico e fisico anche in questo caso è molto elevato e la durata della gara deve aggirarsi intorno ai 70 minuti con la stessa tolleranza di più o meno 10 minuti. Ed allora eccoci qua per assistere alla prova individuale. Ciascun atleta si porta prima in prepartenza. Azzerare il chip, trovare la giusta concentrazione e dopo un minuto di attesa ci si sposta quindi sulla linea della partenza per il via. Le immagini sono ancora relative alla cartografia e questi sono i momenti immediatamente precedenti la partenza, Stefano. Esatto, allo start il concorrente raccoglierà dal contenitore riservato alla sua categoria la propria carta con il percorso di punti di controllo da individuare e dopo aver rapidamente messo a fuoco la propria posizione parte in direzione del primo punto di controllo. È importante precisare che le partenze avvengono con intervalli di un minuto tra un atleta e l'altro. Folta la rappresentanza degli atleti elite in partenza quest'oggi alla conquista del tricolore sulla distanza long. E infatti vediamo subito partire Daniele Pagliari della Forestale. Ricordiamo Stefano che sono ben 19 gli atleti elite uomini a succedersi al via, mentre 16 sono le donne elite. Parte adesso Rolando Pin. Anche nell'orienteering, come in tanti altri sport, Stefano, a fine anno viene elaborata una graduatoria nazionale, una sorta di ranking. Certamente, nell'orienteering, anziché chiamarsi ranking, prende il nome di lista base e risulterà dalla media dei 5 migliori punteggi acquisiti dagli atleti in gare individuali internazionali disputate in Italia, nazionali e regionali, su carte omologate. Questa media, i cui singoli punteggi maturano in ragione di un calcolo matematico, scaturisce da particolari elementi, lista base, penalizzazione e così via. Nel frattempo, dopo aver visto prendere il via in successione col pettorale 332 Thomas Widman del Terlaner Orienteering, seguito col pettorale 59 da Tommaso Scaletta dell'US Primiero ed ancora col numero 399 Gianluca Salvioni dell'IK Prato, le immagini ci portano su una delle candidate alla vittoria finale di oggi, cioè col pettorale 300 Michela Guizzardi del CUS Bologna. Esatto, è appena partita una delle ragazze più forti d'Italia, vincitrice nel 2000-2006 di una medaglia di bronzo ai mondiali universitari e vincitrice di diversi titoli italiani. Mentre gli oltre 500 atleti si apprestano a prendere il via a questi campionati, vogliamo ricordare come si svolge una gara di orienteering? L'orienteering è una gara in cui l'atleta attraverso una cartina molto dettagliata e una bussola, necessaria a mantenere sempre la carta orientata al nord, percorre nel più breve tempo possibile un percorso, lungo il quale sono dislocati un certo numero di punti di controllo che devono essere individuati seguendo obbligatoriamente la sequenza numerica. La scelta degli itinerari tra un punto e l'altro è libera, vince chi impiega meno tempo. La difficoltà e la lunghezza dei percorsi e norma di regolamento variano in ragione della categoria di appartenenza. Su ogni punto di controllo c'è la cosiddetta lanterna, che è una bandierina bianca e arancione. E intanto questo è Emiliano Corona col pettorale 228 della Forestale. Emiliano è un atleta che va molto bene su queste distanze, tanto che nel 2011 si è classificato terzo e in lista base e ha conseguito anche numerosi podi in Coppa Italia. C'era anche Jessica Holler insieme a lei. È la volta di altri due atleti elite, Johnny Melcarne e Marco Bezzi. C'è anche Adriana Brandi e Cristina Bezza. Mentre si succedono a distanza di un minuto le partenze degli atleti della categoria elite, vogliamo ricordare, Stefano, ai nostri telespettatori com'è possibile avvicinarsi a questo sport?
Allora, mentre abbiamo appena visto partire due candidati alla vittoria, e sono Caraglio, Michele del CUS Bologna e Nicole Scaletti dell'US Primiero, per avvicinarsi a questo sport basta anche navigare sul sito della federazione, al sito www.fiso.it, o scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@fiso.it. Queste sono due possibilità, consentono rispettivamente di conoscere l'orienteering più da vicino, le sue quattro specialità, il programma delle gare e conoscere attraverso la segreteria le modalità di contatto con i referenti regionali. Riprendiamo le nostre partenze e vediamo un'altra importante coppia elite a prendere il via. Maria Novella Sbaraglia del gruppo Orientisti Subiaco e Roberto Della Valle del gruppo sportivo Monte Ginevra. A seguire vediamo con il 268 Lorenzo Pittau della Polisportiva Masi, col 282 Giulia Ciuscolcaia dell'Orienteering Como. E mentre ci apprestiamo a completare le partenze degli atleti elite, la start list ci propone altri due big della manifestazione. Esatto, una coppia di lusso, infatti sta per prendere il via, sono la campionessa italiana 2012 sulla distanza sprint e middle Cristina Kirchleckner, dello Sport Merano, prima della lista base 2011, e l'atleta del Gronlat Orienteering Team Klaus Kaguvel. Da loro ci si aspetta molto e sicuramente non tradiranno le previsioni della vigilia che li vede tra i possibili vincitori. Molto ci si aspetta anche dall'atleta partita con il 234, si tratta di Johanna Murer del Trailrunner, atleta che l'orienteering conosce come specialista della disciplina dello sci orientamento. Stiamo per completare le partenze, altri due atleti elite stanno per prendere il via, tra questi riconosciamo Marco Seppi del CUS Bologna e Federica Anedda dell'orienteering Galileo Galilei. Marco Seppi nel 2011 si è classificato quarto nella lista base e ha conquistato nel 2012 un bronzo agli italiani sprint, un primo posto, tre secondi posti e un terzo posto in Coppa Italia. Siamo quindi in conclusione con l'ultima coppia, Alessio Tenani e Eike Torgler. Anche Alessio Tenani, come per Marco Seppi, i pronostici lo vedono tra i candidati alla vittoria, visto che negli ultimi tempi è tra gli atleti più in forma del panorama orientistico italiano. Secondo nella lista base del 2011, nel corso del 2012 ha conquistato l'oro agli italiani sprint e numerosi podi nelle prove di Coppa Italia e Trofeo Nazionale dei Centri Storici. A questo punto tutti gli atleti sono in gara per completare ciascuno il proprio percorso. Ricordiamo che la gara maschile prevede un tracciato lungo 6.500 metri con 230 metri di dislivello e la ricerca di 25 punti di controllo, mentre quello femminile 5.400 metri con 150 metri di dislivello e 20 punti di controllo. Torniamo con le immagini della foresta umbra sul Gargano, ambiente ideale per una prova di orienteering. A seguire la gara degli oltre 500 atleti, di cui 35 elite tra uomini e donne. Come possiamo notare, tante sono le categorie presenti, oltre agli elite ci sono le categorie giovanili e quelle master, lo zoccolo duro, quest'ultimo dell'orienteering italiano, quest'ultimi vanno dai 35 anni in su e sono suddivisi in fasce di età che vanno di 5 anni in 5 anni. L'orienteering è uno sport per tutti, Stefano. Certamente, esso lo si può praticare singolarmente o in compagnia, in città o nei boschi, e non ci sono limiti di età. Uno dei punti di forza di questo sport è l'attività che i nostri tecnici scuola svolgono a livello didattico. In Italia ogni anno 50.000 ragazzi delle scuole primo e secondo grado lo praticano sia sotto forma didattica che sotto forma di agonismo. Altro dato da evidenziare è che ogni anno 10.000 alunni prendono parte alle fasi provinciali, interregionali e nazionali dei giochi sportivi studenteschi. Ma come vedremo dalle immagini, questo sport è diffuso anche tra gli anziani. Torniamo in gara e vediamo cos'è successo a metà percorso. Tra gli uomini, al 12° punto di controllo, Marco Seppi, CUS Bologna, mantiene saldamente la prima posizione, seguito a 1 minuto e 9 secondi da Emiliano Corona, forestale, e a 1 minuto e 58 secondi dal compagno di squadra Alessio Tenani. Più lontano, invece, a circa 3 minuti, Michele Caraglio del CUS Bologna. Tra le donne invece al decimo punto di controllo Michela Guizzardi del CUS Bologna ha ormai perso il contatto con le posizioni di vertice, attestandosi al quarto posto, seguita a meno di un minuto da Adrian Brandi dell'Orienteering Club Roma. Cristina Kirchleckner dello Sport Club Milano invece, dopo un avvio poco esaltante, ha preso la testa dalla gara, seguita da Maria Novella Sbaraglia del gruppo Orientisti Subiaco e da Johanna Murer del Trailrunner. Orienteering sport per tutti che consente di svariare su più specialità. Esatto Fabrizio, le specialità dell'orienteering sono quattro, oltre alla corsa d'orientamento c'è la mountain bike, lo sci orientamento e il trail orientamento.
La mountain bike si pratica lungo le strade e sentiero all'interno dei boschi. Lo sci sulle piste da sci opportunamente battute, mentre il trail orientamento è aperto non solo ai normomodati ma anche a coloro che hanno delle disabilità motorie. Questa specialità nel 2011 è stata riconosciuta dal Comitato Paralimpico. Ci apprestiamo a seguire le battute finali, cerchiamo di capire in quale posizione gli atleti hanno punzonato alla penultima lanterna. Al 24esimo punto Michele Caraglio, dopo essere passato in vantaggio al 21esimo punto, sta mantenendo la testa della gara, seguito a pochi secondi da Emiliano Corona e da Alessio Tenani. Marco Seppi è invece scivolato in quarta posizione, perdendo circa 4 minuti dal Michele Caraglio. Per le donne invece la lanterna 19 vede in netto vantaggio Christine Kirchneckner su Maria Novella Sbaraglia e Joanna Müller. Da questo momento in poi non dovrebbero esserci più particolari scossoni in graduatoria. E infatti siamo alla conclusione, le emozioni delle fasi degli arrivi. Come anticipato mancano solo pochi metri e il tratto che porta alla riva è di 300 metri ed è tutto fettucciato, ciò chiaramente agevola l'arrivo dei concorrenti. Tra i primi a tagliare il traguardo sono i vincitori della categoria juniores, maschile e femminile. Infatti stiamo vedendo in video l'atleta del Nirvana Verde, Nicola Manzoni, che appunto conquista il titolo italiano nella categoria 19. Mentre tra le donne, atleta di livello dell'Unione Italiana, dell'Unione Sportiva Primiero, è invece la Viola Zagoner con il pettorale 237 che vediamo adesso in questo momento riposarsi, giunta alla riva ed è chiaramente sultare. Ed ecco giungere la prima delle atlete elite, si tratta di Michela Guizzardi del CUS Bologna che taglia il traguardo con il tempo 1:45:45. Questo per effetto delle start list scaglionate la vedrà posizionarsi al quarto posto. Tanto possiamo vedere anche altri concorrenti che tagliano il traguardo, sono coloro appunto i master, quello che dicevamo prima, cioè con uno sport aperto a tutti, giovani, meno giovani e anziani. Con il 399 è arrivato Gianluca Salvioni. Ed ecco che sta arrivando invece Emiliano Corona, pettorale 228, Foressale che taglia il traguardo con 1:45 netti e lo colloca in seconda posizione. Attendiamo adesso l'arrivo invece degli atleti, delle atlete donne, elite, e a tagliare il traguardo vediamo, ecco che sta arrivando Christine Kirchneckner che vince con il tempo di 1:28:18. La segue Maria Novella Sbaraglia del Subiago Orientamento 1:34:27 e attendiamo adesso il vincitore della prova maschile, Fabrizio. Vediamo se i pronostici ci danno ragione, ci confermano ed esatto è proprio lui, Michele Caraglio del CUS Bologna. Eh sì, col pettorale 291 ha mantenuto fede alla sua fama. Altre atleti che giungono, altre categorie, come abbiamo detto, più giovani, meno giovani, ma devo dire che questa manifestazione veramente è stata un successo di partecipanti, grazie anche alla società l'Academy Puglia, responsabile e consigliere regionale, peraltro presidente della delegazione Puglia, la Ricchia. Vediamo intanto arrivare Adrienne Brandi, che si andrà a testare alla quarta posizione, bravissima l'atleta romana dell'Orienteering Club Roma, la sua prima esperienza in elite ad un campionato italiano. Abbiamo visto anche Laura Carluccio, mentre adesso è la volta di Rolando Pin con il pettorale 149, quindi Jessica Orler. Altra ragazza dell'Unione Sportiva Primiero, grande vivaio dell'Orienteering italiano, che si andrà a testare alla decima posizione. Altri arrivi generici, mentre questa è la Nicole Scalet. Nicola Scaletta, atleta della nazionale italiana, che quest'oggi un po' deluso quelle che erano le aspettative della vigilia, che comunque con 1:59 si classifica all'ottavo posto. Altre donne in dirittura d'arrivo, questa è Joanna Müller col pettorale 324.
Sì, esatto, si andrà a testare alla terza posizione, completando quindi il podio femminile. Ma mentre arriva l'Amorevole, arriva anche Alessio Tenani, che è atleta della Forestale, 1 ora 45 minuti e 35 secondi, terzo classificato, seguito da Marco Seppi, uno sfortunato Marco Seppi quest'oggi, che si attesta alla quarta posizione, e da Klaus Skarluger, con 1 ora 54 e 59 secondi si classifica al sesto posto. Quindi continuano le immagini sempre sugli atleti master, e qui gli atleti elite in raduno per congratularsi uno con l'altro. Il meritato riposo. Il meritato riposo, ecco. Bene Stefano, sulle immagini degli ultimi concorrenti che tagliano il traguardo di questi campionati italiani long di corsa di orientamento, cerchiamo di fare il punto su entrambe le prove. Volendo fare una fotografia a quella che è stata la prova maschile, diremo che la svolta della gara si è avuta al punto 21, quando Marco Seppi, per effetto di un errore, ha perso il vantaggio maturato sino ad allora, che lo vedeva sempre in testa, lasciando la prima posizione a Michele Caraglio. L'errore di Seppi ha altresì consentito ad Emiliano Corona e Alessio Tenane di insediarsi rispettivamente al secondo e terzo posto. Dal 22esimo punto di controllo sino all'arrivo, le posizioni degli atleti di vertice non sono cambiate, consegnando con grande merito il titolo italiano long 2012 a Michele Caraglio del CUS Bologna. È stata molto emozionante anche la prova femminile. Esatto, la gara delle donne ha visto Michela Guizzardi lasciare la prima posizione conquistata dopo i primi due punti di controllo, prima alla giovanissima Andreina Brandi, poi a Maria Novella Sbaraglia, che l'ha egregiamente mantenuta sino al settimo punto di controllo, finché Cristina Kirchlechner, protagonista di una partenza poco esaltante, tallonata con uno svantaggio di circa 45 secondi dall'atleta di Subiaco, va bene, si porta in testa alla gara all'ottavo punto di controllo. Da quel momento non c'è stata più storia, sino alla fine ha mantenuto sempre la prima posizione, seguita da Murat e Sbaraglia. Dai boschi della foresta umbra passiamo alla sala consiliare del comune di Vico del Gargano per seguire le meritate premiazioni che saranno effettuate dal presidente della federazione Sergio Di Fonte. Ioanna Mure. Al secondo posto oggi, dopo tanta sfortuna, è un atleta che viene da Subiaco, voleva conquistare fortemente l'oro, ma non c'è riuscita, per un errore. Dunque, premiazioni femminili, poi quelle maschili. Stefano, tanti ospiti presenti. Esatto, molti ospiti, sia dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione regionale della Puglia, e organi soprattutto del mondo sportivo locale. Volevamo sottolineare il quarto posto di Adrian Brandi. Sì, il quarto posto di Adrian Brandi è da evidenziare, in quanto capace ha mantenuto sino all'ottavo punto la terza posizione. Delle distrazioni a metà gara però le sono state fatali, tanto da retrocederla in quinta. Un guizzo nel finale le ha consentito di guadagnarsi una posizione, consegnandole quindi il giusto e meritato quarto posto. E intanto prosegue la cerimonia delle premiazioni, un'aula consiliare affollatissima. Ecco, infatti vediamo raggiungere il presidente Sergio Grifoni, questo è Alessio Tenani, che è atleta terzo classificato del gruppo forestale, gruppo sportivo della Forestale, un atleta veramente bravo che in tutte le occasioni non tradisce mai quelle che sono le aspettative. Al secondo posto un altro atleta della Forestale, si chiama Emiliano Corona, ha chiuso la gara con 1 ora e 45 minuti netti. Lo vogliamo salutare i concorrenti, il collega di squadra Alessio Tenani. E la sorpresa di questo campionato è il vincitore, sorpresa tra virgolette, in quanto l'atleta è un atleta bravo, forte, Michele Caraglio del CUS Bologna, un successo devo dire meritato, Fabrizio. Senz'altro, è stato protagonista davvero di una grande gara, sin dalle prime battute ha dimostrato subito di saperci fare, forse non era tra i favoritissimi, ma comunque il suo valore è assolutamente indubbio. Sì, lui è già stato protagonista in precedenti edizioni dei campionati italiani di podi. Ed ecco allora le graduatorie maschili e femminili. Le abbiamo già ricordate, diamogli ancora un'occhiata e poi ascoltiamo al microfono di Pietro Illarietti i vincitori di oggi, sia per quel che riguarda la gara
femminile che per quanto concerne quella maschile. Cristina Kirchleckner da Terlano in provincia di Bolzano è la vincitrice di oggi del campionato italiano sulla lunga distanza in foresta umbra, una vittoria sofferta arrivata dopo una gara massacrante. Sì, penso che si può descrivere così la gara di oggi, sia per il caldo che per la lunghezza era abbastanza impegnativa. Comunque per fortuna c'erano abbastanza ristori con acqua, quindi era sopportabile e sono riuscita a gestire bene la gara nonostante un errore abbastanza grosso all'inizio, quindi ho perso sicuramente 3-4 minuti là e dopo però sono riuscita ad andare con qualche errore ovviamente abbastanza costante, soprattutto nell'ultimo giro. Ecco, una stagione trionfale con tanti successi e la convocazione in maglia azzurra. Sì, per dire la verità sono rimasta un po' sorpresa dell'andamento della stagione, anche perché sono rientrata quest'anno dopo la gravidanza e il parto della bambina circa un anno fa e devo dire che sono più che soddisfatta. Il successo più bello ed importante di Michele Caraglio, piemontese di Cusapesio, arriva qui in Puglia. Sì, un successo un po' sorpresa, dove puntavo un piazzamento ma non mi aspettavo la vittoria. È stata una buona gara, molto pulita tecnicamente e fisicamente c'ero, però gli altri hanno commesso qualche errore di troppo e mi ritrovo prima, una bella sorpresa. Dopo una lunga rincorsa, un terzo, un secondo posto, finalmente il titolo tricolore. Sì, ero arrivato secondo, l'anno successivo terzo, finalmente arrivo primo, una bella soddisfazione. Ecco, in questo 2012 hai brillato soprattutto nelle gare all'estero. Sì, purtroppo nelle gare in Italia non ero mai andato molto bene, invece all'estero ho fatto delle buone coppe del mondo e finalmente ho partecipato ai mondiali, anche quello era un obiettivo che seguivo da tempo. Cosa aspetti? Solo con Sky hai tutto il grande sport che non trovi da nessun'altra parte, tutto in HD, tutto a soli 29 euro al mese. Affrettati, l'offerta è valida ancora per pochi giorni. Chiamaci allo 02 80 80 o vieni su sky.it. Per quelli che vogliono veramente di più c'è Effetto Toyota. Più qualità, più tecnologia, più valore. A settembre prova Urban Cruiser, il SUV per la città, e RAV4, l'inimitabile. Gamma SUV Toyota 4x4 diesel da 19.900 euro. Ti aspettiamo anche sabato 15 e domenica 16. Ed eccoci di nuovo alla gara per seguire la partenza delle 156 staffette iscritte a questa seconda giornata dei campionati italiani di orienteering. 110 sono quelle maschili, di cui 13 elite, mentre 46 sono le femminili con 10 elite. La partenza della staffetta prevede allo start la raccolta della cartina sulla linea di partenza da parte del primo frazionista, il quale molto rapidamente la girerà ed in corsa individuerà velocemente la direzione di marcia per portarsi sul primo punto di controllo, scegliendo chiaramente il percorso più breve e fisicamente meno impegnativo. Vedremo comunque in successione anche le altre partenze delle altre categorie. Bene Stefano, adesso cerchiamo di conoscere meglio quali saranno le difficoltà tecniche che gli atleti incontreranno oggi. Ogni staffetta intanto è composta da 3 atleti, ad eccezione delle categorie maschile e femminile 55 che invece competono in 2. Ogni concorrente percorrerà lo stesso percorso che ha in questa tipologia di campionato una durata di circa 40 minuti. Riguardo le difficoltà diremo che nelle staffette abbiamo una semplificazione dei problemi, si cerca una maggiore velocità e c'è un uso sia fine che grossolano della bussola. Il percorso degli uomini ha una lunghezza totale in linea d'aria di 7 km con un dislivello di 150 metri e 19 punti di controllo, mentre quello delle donne è lungo 5,5 km, 150 metri di dislivello e 13 punti di controllo. Siamo di nuovo alla partenza per vedere i concorrenti della seconda staffetta.
Ecco, in quest'altra seconda staffetta, in quarta, in seconda frazione abbiamo molti elementi validi tra la forestale Pagliari Daniele, Michele Caraglio del CUS Bologna e Bezzi del Monte Ginner. Nella corsa orientamento il concorrente non ha particolari obblighi nelle scelte di percorso tra un punto di controllo e l'altro. Esatto, nella corsa d'orientamento la scelta di una tratta da due punti è libera, quindi consente di fare dei tagli sul terreno, a differenza invece di quanto avviene nella mountain bike e nello sci orienteering, in cui il concorrente è obbligato a seguire i sentieri, le strade o le piste da sci riportate in carta. Adesso torniamo un attimo con le immagini alla partenza per vedere rapidamente i concorrenti della terza staffetta. La lanterna numero 100, e noi adesso vedremo quello che è appunto l'ultimo punto. Intanto ecco, ci apprezziamo a vedere questo colpo d'occhio meraviglioso, gli altri concorrenti che prendono il via. Questa è la terza ed ultima frazione. E anche in questa circostanza sono oltre 100 gli atleti che hanno preso il via. Nella staffetta poi, come vedremo nei cambi, il concorrente si porta adiacente a quello che è il corridoio d'arrivo, e in quella circostanza basta un tocco tra i due concorrenti e parte immediatamente il secondo frazionista e poi in successione anche il terzo frazionista. C'è da dire che il luogo più incantevole per questi campionati era difficile trovarlo, Stefano. Certo, in Italia abbiamo tanti bei posti per praticare l'orienteering. Il Gargano, anche se non è una scoperta di quest'anno, perché già lo conoscevamo in passato, costituisce, rappresenta veramente un territorio veramente interessante sotto il profilo tecnico e agonistico per una gara di orientamento. Ma di per sé il terreno, i boschi e l'ambiente naturale di questo sport, quindi il Gargano è stato promosso a pieni voti per questo tipo di disciplina sportiva. Vediamo infatti arrivare al primo cambio la forestale, è partito Alessio Tenani che ha dato il cambio a Emiliano Corona. Qui stiamo vedendo adesso il cambio del CUS Bologna, infatti c'è appunto Michele Caraglio che prende il testimone da Andrea Bruno. L'orienteering, Stefano, è uno sport che è sinonimo di natura, potremmo dire. Sì, è uno sport ecocompatibile. Numerosi studi internazionali hanno dimostrato che l'orienteering è uno sport rispettoso dell'ambiente, anche in occasione delle grandi manifestazioni, con migliaia di partecipanti. Inoltre la Commissione Ambiente della FISO ha predisposto una serie di linee guida con indicazioni e consigli per gli organizzatori di gare, volte a diminuire al minimo l'impatto ambientale delle manifestazioni. Una disciplina che si sta diffondendo nel nostro paese, ma che ha radici antiche, soprattutto nei paesi nord europei, se non sbaglio. Esatto, nasce principalmente nei paesi scandinavi, mentre qua stiamo vedendo il cambio del CCR Roma e Andrina Brandi che è passato che ha preso il testimone. Qui ancora atleti del Nirvana, sì, e qui vediamo gli atleti del CUS Parma. Sì, come dicevi Fabrizio, l'orienteering nasce nei paesi scandinavi a fine 800, arriva in Italia metà anni 70 e si insidia principalmente nel Trentino. Intanto vediamo arrivare Caraglio che lascia il testimone a Seppi del CUS Bologna, come vediamo ancora arrivare l'atleta della forestale Tenani che lascia il testimone all'ultimo frazionista Alessio Tenani. Per dovere di cronaca questo era il secondo cambio. Esatto, era il secondo cambio, quindi fra un po' ci appresteremo a vedere gli arrivi. Come dicevo, il Trentino è un po' la patria dell'orientamento, metà anni 70 nasce il Comitato Italiano Sport Orientamento, ma rapidamente in questi ultimi 30 anni, 40 anni si è diffuso in tutta Italia. Nel 1986 il CONI riconosce l'orienteering come federazione
e infatti abbiamo Federazione Italiana Sport Orientamento. E questo è il terzo cambio, Stefano? Sì, questi sono gli ultimi concorrenti che si stanno portando a completare la loro terza tratta. Ecco l'US Primiero che è partita, Nicole Scalette, mentre vediamo appunto i primi concorrenti che tagliano il traguardo. Sono le prime squadre, Maria Novella Sbaraglia del gruppo Rettisti del terzo cambio, e anche lì K Prato cambia con i suoi concorrenti. E qui ci apprestiamo adesso a vedere gli arrivi, sì, gli per arrivi così dire più importanti, senza sì, sì, senza tralasciare nessuno. Chiaramente 500 atletica e gareggio sarebbe impossibile elencare tutti quanti, ma insomma vedremo sicuramente gli elite che si porteranno all'arrivo in successione. Ecco un atleta del Primiero. Ed ecco arrivare la prima squadra, è la Forestale. I colleghi di squadra Pagliari e Corona sono andati incontro ad Alessio Tenani, che taglia il traguardo, Punzona l'ultimo punto di controllo, seguiti dal Cus Bologna. Abbiamo visto Caraglio insieme ai suoi compagni. Seppi e Bruno. Esatto, Maria Novella Sbaraglia del gruppo Orientisti Subiaco. È importante precisare che dai riscontri cronometrici il Forestale vince questo titolo italiano, seguito dal Cus Bologna, mentre vediamo vittoriose arrivare all'arrivo le atlete del Primiero, Nicole Scalette, ultima frazionista, insieme a Jessica Orler e Viola Zagonel. Ed ecco Oscar Guller, ancora un altro concorrente, Marco Bezzi del Monte Gimer. Ancora un atleta giovane del Primiero. E arriva Michela Guizzardi. Gus Bologna, le compagne di squadra la raggiungono per esultare, perché poi al termine della gara si sono classificate al secondo posto. Squadra composta da Sara Zambi e Sara Liparesi. E questo è l'arrivo invece a sorpresa del Corsa Orienteering Club Roma, che si attesta in terza posizione. Importante risultato per la società romana di Manuela Manganelli. Qua vediamo invece arrivare Chiara Sergenti dell'IK Prato, che poi è anche la psicologa del gruppo della nazionale. E passiamo alle premiazioni. Ed ecco la premiazione della staffetta femminile. Infatti la terza classificata è il Corsa Orientamento Club Roma in 2:54:54, Andreina Brandi, Beatrice Baldi e Adrienne Brandi. Il segretario della federazione Giuseppe Falco è lui che, sì, che sta portando effettua la premiazione stessa. Bravissime queste ragazze, giovanissime poi peraltro, e un podio italiano è molto importante per la crescita e la diffusione di questo sport tra i giovani. Secondo classificato il Cus Bologna in 2:50:35, questo è il tempo di gara ottenuto dalla formazione composta da Sara Zambi, Sara Liparesi e Michela Guizzardi. La Guizzardi ormai siamo abituati a vederla sul podio, un po' opaca nella prova individuale, ma comunque sempre importante e determinante, almeno per quanto riguarda la squadra. E poi in prova individuale la sua prova l'ha realizzata in 47 minuti e 49 secondi, un ottimo tempo. Un ottimo tempo, anche se il migliore è stata di Nicole Scalette, che come vedete è una delle componenti dell'Unione Sportiva Primiero, che ha vinto la gara dunque con un tempo di 2:35:09, dicevamo Nicole Scalette appena 46:02 il suo tempo, Viola Zagonel 49:56, sotto l'ora anche Jessica Orler 59:11 per lei. Indubbiamente una formazione brava che già ha vinto i campionati dello scorso anno. Ed passiamo adesso agli uomini. La premiazione degli uomini, staffetta maschile dunque. È il Cus Bologna che sì, ricordiamo al terzo posto, sì, del Groenland Orienteering, che non è presente alla premiazione, ma comunque vediamo le immagini sono relative al Cus secondo classificato.
Andrea Bruno, Michele Caraglio e Marco Seppi, e questo è il momento dei vincitori. La Forestale in 2:03:31 con Emiliano Corona, Daniele Pagliari e Alessio Tenani. Brevissimo Alessio Tenani, migliore di tutti gli uomini, terzo frazionista e migliore degli uomini nella prova a staffetta. Si dimostra appunto un atleta d'altissimo livello. Ed eccoci con la grafica che riassume quanto abbiamo detto e visto finora, le graduatorie maschili e femminili. Questa è la classifica della staffetta femminile che riassume quanto abbiamo detto, ed ora ascoltiamo al microfono di Pietro Illarieti i vincitori nell'ordine, la staffetta della Forestale e della Primiera. Si laurea campione d'Italia nella staffetta che si è svolta oggi in Gargano. Il primo frazionista è Emiliano Corona, che ha cambiato per terzo la staffetta, forse problematica la prima. Sì, ho fatto qualche errorino, però diciamo nel complesso sono soddisfatto, ho cambiato non troppo distante dai primi, quindi diciamo che poi ho lanciato non benissimo il mio compagno Pagliari, però era comunque a posizione da podio, quindi eravamo ancora in corsa per l'oro. La prima rincorsa al titolo è quella fatta da Daniele Pagliari, che ha portato la squadra dal terzo al secondo posto. Sì, ho fatto una gara molto regolare, purtroppo fisicamente non ci sono molti in questo periodo per un problema con un virus che mi ha un po' debilitato un po' in tutta la stagione, però sapevo di dover fare una gara soprattutto di concentrazione di testa. Ho fatto molto bene, un ritmo costante, sono riuscito ad agguantare la seconda posizione dopo essere stato in testa in qualche tratto della gara. Ecco, una rimonta che è stata completata da Alessio Tenani, insomma ieri un titolo individuale sfumato per pochissimo, avevi la grinta necessaria per rimontare tutti gli avversari. Sì, diciamo che ieri durante la gara individuale ho buttato via il titolo italiano proprio negli ultimi punti e fisicamente oggi stavo proprio bene. I miei due compagni hanno fatto un lavoro ottimo, mi hanno fatto partire a ridosso, diciamo lì del primo posto. Durante la gara ho pensato a fare il meglio che potevo, ho diciamo superato il ragazzo del Corso Bologna, anche Marco Seppi, e durante la gara siamo arrivati alla fine spalla a spalla, avevo una variante migliore nell'ultimo giro e da lì in poi non mi sono più girato, ho spinto a tutta e è stato valido per poter vincere. Dico del Gargano a vincere la prova staffetta femminile e l'Unione Sportiva Primiero. La prima staffettista è Jessica Orle, una frazione forse più impegnativa. Sì, sono partita con una certa pressione perché appunto tutti contano sulla staffetta del Vesto Primiero, quindi mi sono un po' lasciata prendere dal panico, forse un po' sbagliato, però ho cercato di fare il possibile, recuperare insomma quello che avevo sbagliato prima. Ecco, a recuperare ci ha pensato molto bene Viola Zagonelli. Un passaggio dal terzo al primo posto tutto d'un fiato. Sì, siamo partiti un po' in ritardo rispetto ai primi e quindi bisognava cercare di recuperare il più possibile, appunto per cambiare in maniera possiamo dire avvantaggiata, quindi per cambiare la Nicole molto in una posizione avvantaggiata, e sì, sono riuscita a recuperare, a parte un punto che sono andata un po' in crisi perché non lo trovavo, sì, ho fatto un po' di un errore e da lì sono andata sì, in panico perché sai, una staffetta, poi la prima volta in elite non era semplice, però ho recuperato, sono riuscita a trovare le due concorrenti, una dell'ICAPA di Prato e l'altra dell'Erebus Vicenza, che mi sono partite davanti, le ho superate e poi ho concluso la mia gara tranquillamente cambiando con Nicole in prima posizione. Nicole Scaletta, un atleta d'esperienza, a te il compito di finalizzare dopo una stagione difficile finalmente un bel successo. Sì, sono contenta della mia gara di oggi perché sono riuscita a mantenere la calma e fare punto dopo punto senza errore e siamo arrivati alla vittoria e sono contenta del risultato. Ed ora le parole del presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento Sergio Grifoni e dell'assessore allo sport della provincia di Lecce. Si concludono uno o due giorni dei campionati italiani qui in Puglia, quale bilancio possiamo fare? Beh, il bilancio è positivo, ma non c'era da aspettarsi, non c'erano sorprese, perché il posto è bellissimo, l'abbiamo già sperimentato in altre occasioni importanti, altri eventi nazionali. E quindi tecnicamente una foresta meravigliosa, nel sud forse una delle più belle, non dico la più bella,
una delle più belle, e quindi una partecipazione che tutto sommato, tenuto conto della distanza diciamo dal centro orientistico che è il nord Italia, una partecipazione sui 500 presenze sicuramente di soddisfazione anche per gli organizzatori e anche per gli enti locali che come sempre ci hanno dato una mano. Rocco Ruo è l'assessore provinciale allo sport della provincia di Foggia, una provincia che ha accolto nel migliore dei modi questo campionato italiano di orientamento. Direi con entusiasmo, lo inseguivamo già da qualche anno, ci eravamo candidati ad ospitare i campionati del mondo, non ci siamo riusciti, siamo soddisfatti comunque che la Federazione Italiana Sport Orientamento abbia tenuto in considerazione la nostra provincia per creare un evento che è anche motivo di attrattiva turistica e per far conoscere il nostro splendido territorio a tutti i partecipanti. Rocco Ruo, ovviamente assessore allo sport della provincia di Foggia e non di Lecce, come ho detto erroneamente in precedenza. Bene Stefano, lasciamo il Gargano e ricordiamo ai nostri telespettatori i prossimi impegni. Il prossimo impegno di rilievo sarà a novembre con la disputa del meeting internazionale di Venezia, giunto quest'anno alla 33esima edizione di previsto svolgimento il prossimo 11 novembre. Bene, un evento che ovviamente, gentili telespettatori, potrete seguire in esclusiva su Rai Sport. Io ringrazio e saluto Stefano Mappa, vicepresidente e responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Sport Orientamento. Grazie a te Fabrizio. A voi gentili telespettatori, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento con i nostri programmi.